Questa, ma ovviamente non è mia cugina, quindi fate un po' voi. Allora, praticamente questa sarebbe la checklist per individuare un manipolatore narcisista. Ora, i manipolatori, vabbè, ci sono di tipo maligno, benigno, overt, covert, che ne so, trovate un po' tutto in questo libro. Non tutti ovviamente sono dei violenti, però anche già solo la violenza psicologica non è affatto bella. Siccome molti comportamenti vengono comunque percepiti normali nella nostra società, ma in realtà non lo sono, e appunto mi pareva una buona idea dirvi così, se riesco a mettere in guardia una persona tra di voi, o che voi riuscite a mettere in guardia la vostra cugina, la vostra vicina di casa, vabbè, anche un uomo, perché comunque, per quanto siano meno, ci sono tipi, e io vi leggo questo, poi appunto se volete approfondite. Praticamente queste sono, è la checklist per individuare un manipolatore narcisista. Di seguito è elencata una serie di comportamenti e di atteggiamenti tipici del narcisista maligno. Spuntate tutte le caratteristiche che ritrovate nel vostro sospettato di turno. Se ne possiede almeno 40 su 124, circa il 30%, potete essere certi di avere di fronte un manipolatore narcisista di medio o alta pericolosità. E quindi mi sembrava utile. Poi, ovviamente, ovviamente non è una roba scientifica proprio, però vi può dare un'idea di chi avete intorno. Ovviamente non è per forza il vostro partner, amici, parenti, capi, cioè. Allora, il sospetto narcisista ha un'idea di sé decisamente grandiosa e ben al di sopra dei risultati realmente raggiunti nella vita. Ora alcuni poi ve li sintetizzo, perché comunque siamo già a 5 minuti e i punti sono 124. Qualunque cosa accada, dalla più grave alla più banale, non è mai colpa sua. Pretende massima riservatezza dei suoi problemi personali, ma non perde occasione per sbandierare i vostri. È un bugiardo compulsivo, mente ancora prima di respirare su ogni cosa. Ritiene che per lui le regole non valgano come per gli altri. Commette spesso infrazioni del codice della strada. Ritiene di saperla più lunga di voi in ogni campo. Dovete sempre fare quello che dice lui, come dice lui, altrimenti si irrita e diventa aggressivo. Tende a ribadire a ogni occasione chi è che comanda tra di voi, e ovviamente lui. Avanza di continuo pretese di vario tipo per ricevere attenzione da parte vostra. Avete spesso la sensazione che tutto giri intorno a lui. Ritiene di avere diritto a un trattamento privilegiato e ottenere immediatamente il successo che desidera. Quando andate al ristorante vi lascerà intendere di aver ottenuto il tavolo perché è uno che conta. Quando parla di sé, tende a descriversi come una persona speciale e unica. Ritiene di dover essere associato ad altre persone considerate speciali, di successo, importanti sotto il profilo sociale. Richiede sistematicamente ammirazione e considerazione da parte di tutti coloro che hanno a che fare con lui. In ogni situazione si aspetta un trattamento speciale, per esempio sull'assegnazione del tavolo al ristorante, del posto a teatro oppure al cinema. Tende a sfruttare tutti quelli che è intorno per ottenere vantaggi personali, economici, a livello di relazioni. Chiede di continuo favori, anche banali, per assicurarsi che la vostra attenzione resti concentrata su di lui.
siano più importanti ed è convinto di aver sofferto molto più degli altri. Tende a porsi al di sopra della legge perché ritiene di aver pieno titolo e diritto di fare e dire tutto ciò che vuole. Si mostra estremamente sensibile e attento a come viene percepito o giudicato dagli altri. È spesso di cattivo umore o irritato per questioni di poco conto. Basta o niente per scatenare la sua rabbia o irritazione. Tende a sopravvalutare se stesso e le sue capacità in quasi tutti gli ambienti della vita. E nei suoi discorsi considera gli altri inferiori, incompetenti e privi del benché minimo valore. Parla sempre male del prossimo. Tende a negare a coniugi e figli l'accesso a cure mediche e a beni indispensabili o l'assegno di mantenimento in caso di separazione. Si mostra profondamente insoddisfatto e rabbioso quando altre persone ricevono attenzione, riconoscimento e successo. È prepotente nei confronti di tutti coloro che è intorno. Quando comunica lo fa principalmente per dare ordini. Ha un costante bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione e assume di continuo atteggiamenti e comportamenti finalizzati a farsi notare. Arriva spesso in ritardo agli appuntamenti, indossa capi molto vistosi. Utilizza un linguaggio colorito e ama gli ingressi teatrali in ogni situazione. Quando parlate con lui vi sembra di parlare con il muro perché la comunicazione ha senso unico. È apparentemente concentrato sulla ricerca del meglio di ogni cosa, la macchina migliore, il telefonino più tecnologico, i vestiti più alla moda, i gioielli più costosi. Mostra un sistematico bisogno di controllare gli altri, pretende totale fedeltà e accondiscendenza da tutti. Pensa e agisce unicamente per soddisfare i propri bisogni e raggiungere i propri scopi. Considera gli altri come strumenti da utilizzare per raggiungere i propri obiettivi. Ignora o sminuisce sistematicamente i bisogni e problemi altrui. Quando gli parlate dei vostri problemi, avete spesso la sensazione di annoiarlo. Mente su ogni possibile ambito della sua vita, anche su aspetti molto banali. Millanta conoscenze con persone importanti che non Millante esperienze e competenze che non possiede. Cerca sempre di deviare la conversazione su di sé e su quello che gli interessa, ignorando bellamente tutto ciò di cui stavate parlando voi. Sul lavoro è molto competitivo e tende a svalorizzare tutti i possibili concorrenti. Non esita a mentire, diffamare e calunniare, se questo gli porta dei vantaggi. Quando viene criticato diventa molto aggressivo. Oppure lascia la stanza trincerandosi dietro un silenzio siderale. Spesso agisce in maniera tirannica e non tiene affatto in considerazione le opinioni, i programmi, gli interessi degli altri. Crede di essere onnipotente e nega di avere debolezze, difetti o fragilità. È in grado di esercitare un certo fascino di facciata, ma conoscendolo meglio cominciano a emergere dubbi su tutto ciò che racconta. Millanta di occupare una posizione sociale o lavorativa che in realtà non ha. Mostra il minimo rispetto per i sentimenti altrui e nutre fantasie di grandezza. È concentrato sul bisogno di ottenere approvazione in ambito sociale, familiare e professionale. Compra regali costosi solo per se stesso. Si presenta sempre come superiore agli altri sotto diversi punti di vista. Svaluta e sottovaluta la competenza e le capacità degli altri. Prova piacere nell'umiliare il prossimo per nutrire la propria autostima. Critica aspramente in pubblico tutti coloro che non riescono a essere all'altezza delle sue aspettative realistiche, compresi i suoi figli. Interpretazioni piuttosto banali del suo interlocutore, come controllare il cellulare o guardare l'orologio, come gravissimi segnali di disinteresse e mancanza di rispetto, e diventa immediatamente aggressivo, arrivando a offendere. Tratta i suoi subordinati in maniera estremamente sprezzante e arrogante. Degna di considerazione soltanto coloro che ritiene utile in quel momento. È convinto di essere l'unico al mondo a possedere determinate qualità, talenti e competenze in qualunque ambito. Quando parlate con lui, la parola che maggiormente farà capolino nella vostra conversazione è io. Può fare uso di cocaina per alimentare il suo senso di grandiosità. Si descrive come amante e seduttore eccezionale. Millanta in pubblico le sue numerose presunte conquiste. Detesta fare brutte figure in pubblico. Detesta essere contraddetto o peggio smentito in pubblico. Non ammette mai i propri errori
sempre la soluzione in tasca per ogni problema, non importa quanto complesso sia. È convinto di avere sempre ragione. Coloro che non la pensano come lui vengono etichettati istantaneamente come nemici da battere a ogni costo, anche per questioni di poco conto. È estremamente litigioso sui social network. Molti hater rientrano proprio nella categoria dei narcisisti maligni. Tende a creare vari profili falsi sui social network per controllare gli altri, in particolare partner, ex partner e potenziali concorrenti professionali, o per fingere di ottenere consenso ai suoi commenti autoreferenziali. Il suo obiettivo principale è avere successo e non ci sono limiti che non sia disposto a oltrepassare pur di ottenerlo, compresi quelli di natura legale. È estremamente rigido e poco propenso al cambiamento. Non si mette mai in discussione. È perennemente concentrato sul bisogno di controllare tutto quello che fanno le persone intorno a lui. Tenta in ogni modo di controllare quello che gli altri pensano di lui. È molto possessivo nei confronti del partner o dei suoi familiari e interferisce in tutte le loro scelte. Limita fortemente la libertà d'azione del compagno e dei figli. Sceglie personalmente le frequentazioni del partner e dei figli e non ammette l'esistenza sul punto. Tende a isolare il partner, allontanandolo da amici e parenti. Impedisce al compagno di raggiungere l'indipendenza economica e boicotta ogni suo tentativo di trovarsi un lavoro. Cerca sistematicamente di distruggere i propri avversari, ai suoi occhi nemici mortali da distruggere con ogni mezzo, e di danneggiare coloro che invidia considera le principali cause del suo fallimento. Reagisce con aggressività alle critiche che gli vengono rivolte di qualunque tipo siano, anche costruttive. Evidenzia in maniera spietata e sistematica i difetti altrui, ma è totalmente privo della capacità di ammettere i propri. Considera i problemi personali degli altri come indicatori della loro inferiorità, debolezza e maturità, incapacità di controllare gli impulsi. Quando a qualcuno è successo qualcosa di brutto, pensa sempre che sia una normale conseguenza della sua debolezza o stupidità, o che comunque se lo sia cercato e quindi se lo meriti. Sul luogo di lavoro tende ad attirare l'attenzione dei dirigenti sulla propria attività e tende a far credere che il lavoro svolto da altri sia in realtà farina del suo sacco. Tende ad attribuirsi meriti che non ha. Da giovane ritiene di essere destinato al successo, quasi per una sorta di investitura divina, e se non lo raggiunge, incolpa in maniera feroce tutti coloro che ha incontrato sul suo cammino. Tenta ogni volta di girare la frittata per ottenere il maggior vantaggio possibile. È perennemente alla ricerca di un capro espiatorio a cui indossare il peso dei suoi errori. È incapace di provare gratitudine verso chi si adopera per consentire di raggiungere i suoi obiettivi. Usa l'aggressione verbale e le offese più gravi per stabilire il suo potere sull'interlocutore. Millanta titoli accademici che non possiede. Tende a vivere mostrando tenore economico ben al di sopra delle sue effettive possibilità. Sfrutta economicamente tutti quelli che ha intorno. Non è in grado di accogliere i bisogni emotivi degli altri e trova fastidiose le lamentele di coloro che si rivolgono a lui per ottenere supporto. Anche quando si mostra apparentemente umile, è convinto di essere superiore a chiunque altro. Tende a mentire sulla sua storia, sul suo passato, sulle sue relazioni precedenti. Spesso descrive i suoi ex come squilibrati, pazzi, disturbati mentalmente. Tende a nascondere eventuali guai giudiziari e fallimenti professionali o finanziari. Tradisce ripetutamente il partner e gestisce più relazioni extraconiugali contemporaneamente. È profondamente geloso, invidioso del successo di qualcun altro e cerca di sminuirne la portata. Solitamente sceglie un coniuge trofeo che possa agevolarlo nelle sue ambizioni di avanzamento professionale, sociale o in ambito politico. È incapace di tollerare frustrazioni di qualunque genere e manifesta improvvisi scoppi d'ira. Parla quasi esclusivamente di se stesso, delle sue aspirazioni, dei suoi progetti, molto spesso irrealistici. Può essere fin troppo espansivo se pensa possa essergli utile. Può indossare la maschera di una persona molto sensibile e protettiva solo per guadagnarsi l'approvazione di più persone possibile. Vedi i cacciatori di tragedie, un altro capitolo. Non è in grado di provare alcun senso di colpa quando fa del male agli altri. Disprezza apertamente chi rispetta le regole e non cerca scorciatoie. L'unica cosa che tende in tutti i modi di evitare è di
Presentava un po' di più.